La luce che ci viene dal sole è quella che ci consente anche di vedere, è quella che ci consente di guardare, è quella che ci consente di formarci nel nostro cervello un'immagine del mondo esterno. La luce arriva all'occhio, questo sistema di lenti si concentra focalizzata sulla retina, la retina trasforma la luce in una forma di energia elettrica che passa al cervello, il cervello ricostruisce il mondo esterno. Ecco, di questo ci parlerà John Nichols. John Nichols, che vedete qui accanto, è uno dei due ospiti stranieri, dei due prestigiosi ospiti stranieri che abbiamo in questa nostra giornata. Parlerà in italiano perché vive a Trieste da molti anni, è molto preciso nelle sue presentazioni. Vi prego di considerare che sta parlando in una lingua che non è la sua, anche se sta a Trieste dal 1998, vero John? Ormai ha lavorato alla SIS, è un neuroscienziato, neurobiologo di prestigio internazionale, laureato in medicina e che si è occupato soprattutto dei problemi della rigenerazione del midollo spinale e di altri fenomeni. Però oggi ci racconta, essendo uno dei maggiori specialisti su come funziona il cervello, ci racconta come il cervello vede il mondo attraverso gli occhi. E sarà quindi un viaggio preciso, affascinante, intrigante, come si dice, che John Nichols ci racconterà. Ascoltiamolo con attenzione. John Nichols. Grazie. È un piacere per me avere l'occasione di parlare con voi oggi. Anzitutto mi scuso perché avrete già notato che io non parlo bene italiano, ma farò del mio meglio. It's a pity really, because I do speak very good English. Nei prossimi 20 minuti parlerò dell'occhio, dei segnali che l'occhio manda al cervello e dove il pointer. E come le cellule là, nella corteccia, analizzano questi segnali. E la questione è come voi potete vedere questa penna e vedere che è verticale, non obliqua o orizzontale. È una cosa interessante. Sapete che avete due occhi che vedono altre parti del mondo esterno, ma voi vedete soltanto una penna. Come è possibile questo? Per capire queste cose è necessario parlare un po' di anatomia e fisiologia del sistema nervoso. Cominciamo con l'anatomia. Oh, che noia, voi dite. No, vi sbagliate. Anatomia è molto interessante e essenziale se vogliamo capire come funziona l'occhio e il cervello. E qui, in questo diagramma, vedete i due occhi qui, il nervo ottico che va là, una stazione intermedia e qui, e poi la corteccia qui. E noi parleremo dell'occhio e della corteccia, questa parte. E poi impulsi di là vanno dappertutto nel cervello. L'anatomia dell'occhio è molto interessante. Qui, nella parte posteriore, ci sono 100 milioni di fotorecettori. Allora, se io posso fare questo, vediamo se io posso disegnare. Se è troppo difficile, non lo facciamo. Bene. Allora, nella parte posteriore... Thank you very much, non lo usiamo.
andiamo al, al... Ho saputo che questo succede. No, troppo tardi, non abbiamo tempo. Go back to the via. Scusi, ho saputo che questo succederebbe. Sa, un giorno sarà un scienziato che sarà un inventore di una cosa fantastica, un blackboard, come si dice questo? Una lavagna, sarebbe così meglio. Ma qui, nella posta... l'ultima, una dietro. Grazie. Nella parte posteriore della retina, dell'occhio, c'è la retina qui. E nella retina, nel vostro retina, ci sono 100 milioni di fotorecettori. È come avere 100 milioni pixel nella sua camera, Minolta, Canon. E questi fotorecettori fanno connessione a altre cellule e poi a cellule che si chiamano gangliare. E queste cellule mandano loro fibre alla stazione intermedia, qui. E poi là. Allora, come sono i segnali in queste cellule? Sono elettrici. E nel fotorecettore, il fotorecettore risponde a luce. E un fotorecettore, se voi domandate quale è il stimolo che voi preferite, lui dice luce. E lui dice c'è luce qui, o qui. Nient'altro. Se voi domandate a lui che succede qui in un'altra parte, lui dice io non so, io so soltanto che c'è luce qui. Questo pixel è illuminato. Ho detto questa cellula fa connessione con cellule gangliare. Ce ne sono 1 milione di cellule gangliare. Allora c'è un countdown dalle fotorecettore alle cellule gangliare. La cellula gangliare riceve input da molti fotorecettori. E poi gli impulsi corrono qui. Ma come sono gli impulsi nelle cellule nervose? Forse voi sapete una cosa per me molto strana, sempre, che tutti gli impulsi in tutte le cellule nervose del nostro corpo sono quasi identici, soltanto piccole differenze. Allora, questo vuol dire che se io voglio muovere il mio dito così, ho un pensiero qui, non sappiamo niente di questo, ma impulsi vengono giù, corrono qui, corrono là, a un muscolo e poi c'è una contrazione. Se io tocco qui, impulsi vengono qui, 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 alla testa, al cervello e io dico questo dito è stato toccato. Ma gli impulsi che vanno là e che vanno là vanno in fibre diverse ma sono identiche e sono gli stessi che gli impulsi che vanno là e là. Un tedesco fantastico, Hermann Helmholtz, negli anni 1860-70, ha spiegato questo. Lui ha detto, volevo disegnare questo, ma non lo faccio, che immaginiamo che ho 3 interruttori, uno qui, uno qui, uno qui, e c'è un filo da qui che va a una lampadina, un filo di là che va a un campanello, un filo di là che va a una macchina che apre una porta. Quando io tocco questo interruttore c'è una luce, quando tocco questo c'è un suono, quando tocco questo la porta si apre. I segnali che corrono nello filo non sono importanti la loro forma. Quello che è importante è da dove viene il segnale e dove va.
E questo è il principio il quale è organizzato il sistema nervoso. E nel prossimo diapositivo, potete vedere un impulso, vedete che è molto breve, 2 millisecondi, l'ampiezza è un decimo di questa batteria. E alla prossima, questo impulso corre con la velocità di una Ferrari, da qui a là. Vediamo qualche cosa qui di interessante. Vedete che la parte destra di ogni occhio va alla corteccia destra, la parte sinistra va alla corteccia sinistra, ma le cellule là ricevono input dalle due occhi, di là e di là. E adesso parliamo delle risposte dei recettori e delle cellule gangliari. Ho detto, il fotorecettore, 100 milioni di questo, è come un pixel. E lui ha un messaggio molto, molto semplice. Dice che c'è una luce qui. Non dice nient'altro, ma la cellula gangliare, con sua fibra che va così, dice qualche cosa differente. Lui riceve input da molti fotorecettori e lui non si interessa in luce o buio. Può fare la luce molto, molto intensa, molto debole, queste cellule non rispondono. Vedrete questo in un film. Qual è il stimolo, il stimolo migliore per queste cellule? Queste cellule rispondono a un piccolo punto di luce circondato di buio, come questo, o di un piccolo punto oscuro circondato da luce. E quando voi mi vedete, vedete mia mano, mia testa, come mi muovo, tutto questo è possibile soltanto perché impulsi corrono in queste fibre nervose rapidamente e dicono c'è un punto di luce qui circondato di buio o un punto nero circondato da luci, nient'altro. Non parleremo di questa stazione qui, ma parleremo della corteccia adesso. E immaginiamo che facciamo una registrazione di una cellula qui che si chiama Federico. La prossima, provo di farlo. Questi esperimenti fantastici sono stati fatti da Hubel e Wiesel, che hanno ricevuto il premio Nobel. E l'esperimento è fatto con un gatto e devo dire immediatamente il gatto non soffre, è anestetizzato, dorme, gli occhi sono aperti e l'esperimento è di proiettare varie immagini sul schermo e vedere quale è il stimolo ottimo per questa cellula Federico. E vedrete questo più tardi nel film, che Federico risponde bene a una linea verticale qui. E questi sono gli impulsi e possiamo usare un amplificatore, un altoparlante, e poi possiamo sentire questi impulsi, brrp, 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 ma orizzontale, obliquo, luce, piena luce, niente. Le cellule nella vostra corteccia non rispondono a luce o oscurità, ma a forme come queste. Hubel e Wiesel hanno trovato questo. E vicino da Federico c'è un'altra cellula che si chiama Luisa.
E Luisa risponde dello stesso modo, ma non a verticale, ma a una linea obliqua. Vedrà questo nel film in un minuto. E immaginiamo un'altra cella qui, vicino di Federico e Luisa, e lui risponderà Ernesto, e Ernesto risponde a orizzontale. Allora, molto vicino ci sono tre cellule, ci sono milioni di cellule, ma uno risponde a una linea verticale, l'altra a una linea orizzontale, il terzo a una linea obliqua. Allora, potete immaginare che queste cellule danno informazioni che sono più interessanti che soltanto punte. E dicono c'è una linea verticale qui, una linea orizzontale qui, e c'è una mappa sulla corteccia con questi milioni di cellule. E può immaginare, se abbiamo Federico, Luisa e Ernesto, se loro fanno una proiezione a un'altra cellula, questa cellula risponde a un triangolo. E la prossima? Oh, I can do it. Sorry, I know how to do it now. Adesso possiamo parlare di come vediamo un'immagine con le due occhie. Qui è impossibile. Qui non vengono insieme, ma qui vengono insieme. E se abbiamo Federico, e Federico risponde bene a questa linea verticale qui, brup, 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 risponde così, brup, 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 brup. I due occhi vengono insieme sulla cellula specifica. E sempre verticale qui, brup, 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 verticale qui, mai, brup, brup. Le due, e questo spiega come vediamo una penna. E poi viene la domanda la più interessante. E non possiamo parlare di questo perché non abbiamo tempo, ma potete pensare di questo problema. Pensate che voi siete nati con tutto questo già fatto. Sono già là il recettore, il cellule gangliare, Federico, Luisa, Ernesto, sono già là quando vieni nel mondo, o sviluppano quando vedete arbore orizzontale, la questione di che succede dopo la vita per formare il sistema nervoso. E posso rispondere brevemente dicendo che Hubel e Wiesel hanno trovato che la più parte delle connessioni sono già là quando siete nati, ma se non sono usati bene nei primi mesi della vita diventa cieco. Adesso vorrei mostrare prima la cellula gangliare nel primo video. Oh, God. E qui, can you make it big, please? Non ci suona. Ah, bene, più forte. Vedete, la cellula risponde a questo punto qui, e questa è una cellula gangliare, ma luce diffusa fa poco soltanto quando diventa più piccolo. E poi l'altra, e questo è Luisa. Qui vedete la linea.
E voi sentite la risposta di Luisa, la cellula, una cellula sui impulsi, e risponde quando la barra è qua. E questo è il mano di Thorsten Wiesel, mio buon amico. E poi vedrete che deve essere così. Non risponde se non è obliquo, esattamente corretto. E poi vedrete che una luce forte come questo non fa niente. Le cellule non rispondono a luce o oscurità. Adesso vedrete. Niente impulsi. La prossima? No, niente più. Che abbiamo detto? Abbiamo detto che le cellule nervose nel sistema visivo si interessano in contrasto, non in luce, oscurità. E voi sapete che questo è vero. Per esempio, se voi andate sulla cima di una montagna, la luce là è 100.000 volte più intensa che in questa camera. Ma potete vedere che questo è verticale e una penna qui e anche sulla montagna. Il livello dell'illuminazione non è importante. Quello che è importante è il contrasto. E se pensate, questo è vero per tutta la nostra vita. Non c'è felicità senza miseria. Queste cose non esistono da solo. Temperatura, se c'è un bicchiere di acqua a 15 gradi e vostra mano è stata nel gelo e lo mette qui, sembra molto caldo. Se vostra mano è stato caldo e lo metto nell'acqua, a 15 sembra freddo. E così è la vita e il sistema visivo. E questo è per dire che devo finire, perché finisco. E finalmente, quando mio figlio aveva 13-14 anni, mi ha detto un giorno, "But Dad, when you study the nervous system, papà, quando tu studia il sistema nervoso, isn't it a bit like a dog trying to understand how a television set works? Non è un po' come un cane che prova di capire come funziona una televisione?" È vero, ma è interessante. Grazie.